Buonasera a tutti, bentrovati. Oggi siamo qui per il terzo incontro del ciclo webinar dal titolo Educational Milestone. Abbiamo con noi il professor Ricci e il professor Formella, entrambi docenti universitari presso l'Università Pontificia Salesiana, che oggi affronteranno il tema delle famiglie a scuola. Un tema che hanno trattato anche nella pubblicazione edita dalla nostra casa editrice, Bambini facili o difficili. Insieme a noi oggi abbiamo anche la professoressa Tassi e il professor Raffelli che coordineranno un po' il webinar di oggi. Quindi, di nuovo buonasera, professor Formella e professor Ricci, è un Grazie. piacere avervi con noi qui in questi cicli di webinar. Io, prima di iniziare la vostra relazione, faccio presente ai partecipanti che potranno, durante l'intervento del professor Ricci e del professor Formella, porre domande utilizzando la chat. L'ultima parte dell'incontro sarà dedicato a rispondere a tutti questi quesiti che arriveranno. A questo punto io direi di iniziare subito l'intervento e cedo la parola al professor Formella che inizierà appunto condividendo il suo schermo. Buonasera, professor Formella. Buonasera, grazie dell'invito, grazie di questa possibilità. Rappresentiamo insieme con il professor Ricci stesso pensiero, per quello ci presentiamo anche nella stessa finestra, tutti e due. Il nostro intervento sarà diviso in due parti. Io mi fermerei piuttosto sulla parte introduttiva, chiamiamola anche una finestra teorica. Come vedete adesso dal titolo, preferisco focalizzarmi sulla famiglia e in modo particolare sul ruolo dei genitori e delle persone adulte nel accompagnare il bambino nello sviluppo della personalità del proprio figlio o del proprio educando. Poi sicuramente il professor Ricci parlerà delle cose molto più applicative, molto più pratiche riguardanti anche sia la famiglia che la scuola. Ma il mio titolo voleva essere un pochino anche provocatorio, nel senso che ritengo che tra tutte le comunità educanti, tra tutte le comunità che noi creiamo come persone umane, la famiglia è quella fondamentale, è quella principale, è quella dalla quale parte tutto. Tutto questo che viene dopo la famiglia, compresa la scuola, è una cosa aggiunta. Secondo la mia visione, secondo la mia impostazione, dovrebbe appoggiare, supportare, eventualmente correggere quello che potrebbe non andare bene nella famiglia. Mi concentrerei con questi pochi minuti piuttosto sulla personalità del proprio figlio, partendo da alcuni presupposti introduttivi importanti che credo condivideremo tutti o almeno cerchiamo di presentare. La prima cosa è che la personalità del bambino è in continua formazione e trasformazione. Il bambino cresce in tutte le sue dimensioni. Possiamo anche dire che tutti noi ci sviluppiamo tutta la vita, forse non tutti in modo fisico ugualmente, forse non tutti in modo mentale ugualmente, ma ci sviluppiamo almeno nelle relazioni, nella cultura, nelle nostre credenze, nelle nostre convinzioni e così via. La seconda affermazione introduttiva che è compito dei genitori gettare buone basi per i figli. Secondo me non si può sostituire i genitori. Cioè, in teoria si può, ma in pratica non funziona, perché tutte le ricerche, tutte le osservazioni, anche pratiche, confermano che bimbi cresciuti senza genitori crescono diversamente. Diversamente nel senso che trovano diverse difficoltà, molto in più dei bambini cresciuti nelle famiglie. Terza affermazione, che l'impegno educativo ha bisogno di atteggiamenti, conoscenze, disponibilità, ascolto e tante altre cose. E queste richieste riguardano i genitori. Perché, ultima affermazione, la personalità del proprio figlio si sviluppa mediando tra i fattori innati, ereditari, e i fattori trasmessi nella relazione educativa.
bambino in parte è il corpo dei propri genitori e in altra parte appartiene alla cultura, all'ambiente, a tutto quello che lo circonda. Per questo mi sono permesso di mettere una frase del nostro libro, la quale dice che un'educazione seria e attenta deve tenere presenti le tappe di crescita del bambino per aiutarlo a scalare la montagna della vita. La montagna è simbolo di bellezza, ma contemporaneamente simbolo della fatica. Salire la montagna è faticoso, anche se bello. Per questo sentieri come le famiglie possono essere più di uno, ma la montagna è sempre la stessa, cioè la vita buona, cioè la vita felice, cioè la vita che si sta compiendo, che si sta realizzando nella persona e nella comunità che questa persona poi riesce a creare. Allora, ho accennato che lo sviluppo avviene tra eredità e la relazione. Io personalmente provengo da una famiglia dove eravamo tre maschi, io sono più grande e sono più o meno fisicamente guardando uguale con il mio fratello più piccolo. Quello medio non ci somiglia per niente. Ma per essere certi che siamo tre fratelli di stessi genitori, senza avere dubbi, basta guardare il nonno paterno. Mio fratello, quello che arriva dopo di me, somiglia come due gocce il mio nonno paterno. Questo fa vedere che sicuramente il ruolo dell'eredità, non solo nell'eredità fisiologica, ma molto spesso anche in alcuni elementi, fattori riguardanti comportamento o anche la vita emotiva, viene ereditata. Questa eredità sicuramente si fa vedere, si percepisce, si osserva fin dalla nascita, attraverso la crescita della persona. Allora, comportamento è tutto quello che viene messo nell'atto, che possiamo osservare. Noi molto spesso, osservando bambino, cerchiamo di dire tante cose di questo bambino, osservando il suo comportamento. E non è una descrizione complessa, perché non lo conosciamo, conosciamo solo il suo comportamento. Quello, per esempio, poi per me accade nella scuola, specialmente all'inizio, quando bambini vengono e vengono valutati, osservati tramite comportamento, perché ci vuole tempo. Quando docenti, insegnanti, maestre arrivano a conoscere il bambino per dire veramente quale, com'è questo bambino. Allora parliamo qui di personalità. Questa personalità dividiamo in due elementi fondamentali, due elementi basilari. Quello che si chiama temperamento, che fa parte della eredità, e quello che si chiama carattere, che fa parte dell'educazione, di quell'influsso esterno che all'inizio viene messo in pratica da parte dei genitori. Certo che cambiare temperamento è molto difficile. Qualcuno dei studiosi dice che si potrebbe cambiare nel temperamento circa 10, forse 20% per tutta la vita, ma carattere si può cambiare, perché è la questione proveniente dall'educazione. Per quello noi, accompagnando lo sviluppo, educhiamo il carattere. È lo sviluppo della personalità. Come accennato, dipende tantissimo dalle persone adulte significative. Per primi i genitori, poi tutti i familiari che spesso hanno relazione con il bambino, per esempio nonni, fratelli più grandi, cugini, zie, tutti quelli che si occupano in qualche modo diretto o indiretto dei bambini. E poi quando il bambino va nell'asilo, va nella scuola, certamente dai educatori, perché per me maestri e insegnanti sono sempre educatori. Allora, bambino, sviluppando la propria personalità, dipende in modo stretto di questa parola dalle figure significative adulte, dai genitori. Molto spesso bambino, vivendo con i genitori, acquisisce, crea, forma il proprio carattere guardando loro. Per questo
È importante che ci rendiamo conto che il fattore genetico deve essere conosciuto, deve essere accettato. Non si può cambiare radicalmente il temperamento, lo si deve conoscere e accettare. Invece, fattore esterno, quello che arriva dall'educazione, qui chiamata esperienza, fa parte della formazione del carattere. Ora qui c'è grande impegno che potrebbe essere anche diverso nel tempo e potrebbe essere cambiato. Tutto quello serve per maturare. La maturazione, la crescita, come vediamo, dipende dai diversi fattori esterni. Noi crediamo che la persona sta sulla base. Allora, quei fattori personali, quelli ereditari e quelli acquisiti pian piano, chiamati carattere, formano la persona, formano la sua personalità, con la quale poi andrà nel mondo. Certamente subito dopo avviene la scuola, dopo la famiglia, avviene la società nelle sue diverse dimensioni. Tutto dipende come la famiglia partecipa nella vita sociale, ma oggi tutti sottolineiamo, tutti viviamo, forse in questo tempo di Covid in modo particolare, ci fa pesare la presenza nella nostra vita del mondo virtuale. Perché anche noi adesso parliamo con voi grazie al mondo virtuale. Ci sono tante cose belle, buone, giuste, efficaci in questo mondo, ma ci sono diversi rischi, ci sono diversi pericoli. Più piccoli siamo, meno ci rendiamo conto di quei pericoli. Allora, di nuovo, ruolo dei genitori, delle agenzie, di agire in modo responsabile nell'accompagnamento del mondo virtuale di quello che sta accadendo con il bambino che cresce. Il bambino dovrebbe diventare maturo. E non è solo questione di raggiungere una certa età, perché questa età è un percorso inevitabile. Noi non possiamo fermare il tempo che corre. Non si può evitare arrivo del giorno di domani. Non si può fermare avendo 18 anni perché mi piace così, non si può fermare avendo 6 anni perché mi piace così. Non dipende da noi, ma molto dipende da noi l'altra parte di questo tempo chiamato la vita, chiamato la crescita, cioè la qualità. Per quello vengono distinti alcuni componenti della maturità che dovrebbero essere curati, dovrebbero essere sviluppati, per esempio la maturità mentale, imparare a pensare in modo autonomo, viene insegnato fin dall'inizio il bambino, comunicare con se stesso e con gli altri per poter creare poi nel futuro le relazioni, fin dall'inizio viene sviluppata nei bambini piccolissimi, la maturità morale tramite le azioni, tramite sistemi valoriali, tramite codici etici, tramite appartenenza per chi sceglie anche a una religione. La maturità emotiva che oggi vediamo crea tantissimi problemi, non solo per i bambini, per i giovani, ma anche per gli adulti. Quando uno è maturo dal punto di vista affettivo, come si può questo verificare? Come si dimostra maturità emotiva? È un discorso molto importante, ma parte fin dall'infanzia. Per quello noi ci ricordiamo che il nostro bambino, nello sviluppo, nella crescita, nella maturazione, sempre, già nel grembo materno, percepisce le cose, reagisce alle cose, poi quando viene a questo mondo, osserva. Sembra che all'inizio poco, ma osserva. Memorizza le cose, memorizza e entra dentro di lui, magazzina le cose. Poi, quando incomincia già la sua piccola vita sociale, gattonando, camminando, incomincia a riscoprire il mondo, incomincia a toccare, conoscere e incomincia a imitare gli adulti, specialmente i genitori. Osservando il bambino, noi diciamo: ma si comporta come suo padre, ma guarda, questa è la sua madre. Perché segue i comportamenti osservati, poi pian piano si abitua e incomincia a riflettere. Le prime domande che fa, le prime contestazioni che fa,
specialmente quando incomincia a parlare, sono già i segnali della sua riflessione, ma questa riflessione avviene molto prima. Dà alcuni cenni con segnali non verbali, perché bambino è una persona completa, anche se piccola. Per quello sicuramente genitore e bambino stesso, tutti e due, vengono qui proposti con una visione di essere autotrascendenti. Che cosa vuol dire autotrascendenti? Vuol dire che dovrebbero essere non solo concentrati su di sé, ma dovrebbe avere anche tutto quello che esiste attorno di loro. La persona del genitore, la persona del bambino deve essere sempre compresa tramite la sua totalità. Che cosa vuol dire con questo? Con questo volevo sottolineare che noi dobbiamo imparare a distinguere il comportamento dalla persona. Comportamento può essere sbagliato per diversi motivi, sia dei bambini che degli adulti, ma la persona non è mai sbagliata. Persona si può comportare male, ma come persona non è sbagliata. È difficile distinguere comportamento dalla persona, perché noi nel linguaggio comune, forse nei nostri pregiudizi, nelle nostre abitudini, nel nostro modo di parlare, di reagire, per esempio, valutiamo, condanniamo la persona. Ogni tanto ci chiediamo: ma come mai questa persona è così come è? Già buon segnale, perché vogliamo comprendere il comportamento della persona. Se i bambini non vengono educati adeguatamente, se non vengono soddisfatti i loro bisogni, se non vengono posti limiti nel loro conoscere se stessi e gli altri, se non vengono sviluppate le loro abilità, se non vengono promossi le loro potenzialità, incominciano questi bambini a crescere con diversi limiti che si manifestano tramite i comportamenti. Un esempio, ho fatto una ricerca tra i ragazzi che sono nel carcere minorile, e non è nessuna scoperta, una conferma. 86% dei ragazzi nei carceri minorili provengono dalle famiglie disfunzionali. Diversi di questi ragazzi sono intelligenti, svegli, hanno diverse bellissime potenzialità. Come persone potrebbero fare veramente tante cose per la società, ma vengono tolte dalla società, vengono in qualche modo escluse, chiuse, perché il loro comportamento non era adeguato, non era socialmente accettato. Allora, dov'è lo sbaglio? Dov'è la colpa? Dov'è, diciamo, la risoluzione del problema? Sicuramente questa è una sfida. Questa è una sfida perché è vero che i genitori è difficile sostituire, quasi impossibile, ma dall'altra parte, come agisce la società per supportare, per dare la possibilità di svilupparsi, di correggere quello che non è adeguato, quello che non fa parte dello sviluppo naturale della persona. Certamente la società ha inventato diverse istituzioni, per esempio scuola, o per esempio associazioni, o per esempio diversi impegni extrascolastici o proposte formative tipo associazioni, gruppi e così via. Ma ci accorgiamo, non solo nel tempo del Covid, ma ci accorgiamo che pochi partecipano in questa attività. E in questa attività dovrebbero partecipare specialmente quelli che hanno difficoltà educative nella famiglia, perché la sfida è sicuramente da costruire, da riscoprire, da promuovere, da sperimentare. Non è solo una cosa teorica. Allora, questo riprendiamo dal titolo del nostro libro: bambini facili o difficili? Molto spesso si racconta che questo bambino è difficile, ma questo bambino è un amore, non ci sono problemi con lui. Secondo noi, secondo me, non esiste bambino facile, non esiste bambino difficile. Potrebbe esistere comportamento problematico, che potrebbe dipendere o essere, diciamo,
correlato fortemente con temperamento, cioè quel fattore ereditario, ma potrebbe essere questo comportamento anche risultato di carattere, cioè quello che è stato appreso, quello che è stato risultato dell'educazione. Allora, quando noi diciamo che il bambino è difficile, dobbiamo porsi la domanda: ma perché è difficile? Come mai è difficile? Lo conosciamo bene? Lo accompagniamo bene nella sua crescita, sappiamo farlo, perché se non ci sono bambini facili o difficili, si potrebbe rispondere che ogni bambino è originale. Ogni bambino è una sfida, pone problemi nuovi. Il suo comportamento può influenzare il modo con cui i genitori lo trattano e poi anche altri adulti. Per esempio, bambino difficile, chiamato così, può risvegliare un atteggiamento protettivo. Si vuole proteggere tutti i bambini difficili per non educarli adeguatamente. Mentre uno bambino facile potrebbe spingere i genitori a dargli maggiori possibilità di esplorazione del mondo circostante. Ma dobbiamo anche qui essere attenti, guardando l'età, guardando le proposte, non esagerare né nel preservare né nel far sperimentare. Qui sta tutta la saggezza dei genitori. Per questo, quando bambini sono originali, quando i bambini sono quelli che richiedono nostra attenzione, noi siamo capaci come genitori di affrontare la personalità del bambino che si sta sviluppando, basata sulle cose ereditarie e sulle cose educate, acquisite. Siamo capaci anche di accompagnare questo bambino secondo i nostri valori, secondo i nostri desideri, i nostri sogni, i nostri progetti, ma quelli che hanno le persone adulte, quelli che hanno i genitori, quelli che forse si trovano poi nei programmi scolastici, devono essere sempre confrontati con le potenzialità, con la personalità del bambino, perché ogni bambino ha propri limiti che devono essere rispettati, conosciuti e pian piano anche confrontati con realtà, probabilmente parzialmente superati, forse non in tutto. Dall'altra parte dobbiamo essere attenti all'ambiente nel quale sta il bambino. Un piccolo esempio si potrebbe fare, almeno molti genitori giovani oggi lavorano e lavorano tutti e due. Molto spesso loro chiedono qualcuno che aiuta nell'educazione e nell'accompagnamento del bambino. È molto importante chi è questa persona. Non solo perché affidiamo il bambino, ma perché dovrebbe far coincidere con tutto quello che propongono, che fanno i genitori. Perché se bambino vede attorno a sé diverse persone adulte completamente facendo le proposte diverse, sia quelli di comportamento, sia quelli valoriali, sia quelli del linguaggio, sia quelli, diciamo, delle proposte di apprendimento di tante cose esterne, bambino viene confuso, la sua personalità incomincia a sbalzare, fermarsi, incomincia a rindirizzarsi anche creando diverse difficoltà. Bambino trasmette segnali di star male, ma si deve osservarlo. Io, concludendo il mio intervento, vorrei invitare tutti quelli che hanno a che fare con bambini piccoli, specialmente quelli che sono fino a 7, 8, massimo 10 anni, di apprezzare e di voler conoscere la loro personalità, perché il bambino è originario. Non sarà mai come mamma, non sarà mai come papà, non sarà mai come nonno o nonna, ma sarà se stesso. E così deve crescere, così deve essere accettato e così deve essere aiutato poi di essere un membro attivo della società, quello che partecipa in modo costruttivo nella società, dando qualcosa del sé,
perché è stato accompagnato nell'infanzia. Grazie della vostra attenzione. Grazie a lei, professore, grazie veramente del suo intervento. Molto apprezzato anche in chat, stanno arrivando tanti commenti, quindi grazie. Professor Ricci, parola a lei ora. Bene, allora apro anch'io una presentazione. Intanto vi ringrazio insomma, per l'invito, sia per averci accolto nella collana diretta dal professor Fedeli con questo testo, ma anche dell'invito di oggi in questo interessante ciclo di webinar. Io metterò insieme un po', riprendendo alcune cose che ha detto adesso il professor Formella, e le metterò un po' in relazione nel rapporto che alle volte è complesso, ma presenta delle difficoltà tra la famiglia e la scuola, e di come la famiglia e la scuola possono e devono collaborare per il meglio, no, alla formazione appunto della personalità e dell'identità dei bambini, soprattutto nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria. Intanto, un po' riprendendo alcune delle cose che adesso diceva il professor Formella, noi quando educhiamo, sia a casa come genitori, sia a scuola come insegnanti, come educatori, dobbiamo tenere presente che nella crescita umana sempre sono presenti questi tre fattori nell'educazione. Il primo, l'ho detto il professor Formella, quindi vado veloce, è l'unicità del bambino che ho davanti, no? Il suo personale modo di rispondere agli stimoli. Qui spesso faccio come esempio, una volta un papà mi disse: dottore, ho due figli, ho fatto le stesse cose, con uno mi è andato bene, con l'altra mica tanto. Il problema di quel papà è che ha pensato di fare le stesse cose per due figli completamente diversi, no? E alle volte questa è la complessità anche che hanno gli insegnanti, perché hanno di fronte 20, 20, 25 bambini e devono gestire 20, 25 bambini, no? Allora, un altro elemento che è sempre presente nell'educazione è l'unicità dell'educatore, perché è vero che è unico il bambino, ma è anche unico il genitore, è unico e irripetibile anche l'insegnante che si pone di fronte a quel particolare ragazzo. È chiaro che, ad esempio, un insegnante al primo anno di esperienza in una scuola, ha certe caratteristiche. Dopo 10 anni sarà anche lui cambiato, cresciuto in base all'esperienza che ha fatto, in base anche al fatto che la personalità si evolve sempre anche quando siamo adulti, e quindi sarà un'altra persona. E poi la cosa più importante è l'unicità della relazione, dell'interazione tra quel singolo bambino e quel singolo docente o quel singolo genitore. E questa cosa alle volte è un po' negata, no? Cioè, nel senso, ad esempio, parlando di bambini facili e difficili, noi ci comportiamo nell'interazione in modo completamente diverso di fronte a un bambino facile o di fronte a un bambino difficile. Il bambino che rispetta tutte le regole a scuola, che è contento di venire a scuola, che alza sempre la mano e interagisce con la maestra quando è chiamata a interagire, che dice alla maestra che vuole bene, quella maestra si comporterà in un certo modo, e il bambino che non rispetta le regole, che tratta male la maestra, che picchia i compagni, che non alza mai la mano quando viene interrogato, quella maestra avrà un'altra modalità di interazione con quel bambino, che alle volte, molto spesso, gli insegnanti fanno fatica a prendere consapevolezza di questa diversità di interazione. Però è importante tenerla presente. Certamente noi educhiamo, e insieme al professor Formella con questo siamo molto, diciamo, convinti, attraverso le nostre capacità di entrare in relazioni ed in buone relazioni come adulti significativi con i nostri ragazzi. Allora, quando noi educhiamo insieme scuola, famiglia, i figli, gli alunni, dobbiamo uscire da quella logica semplicistica che oggi un po' pervade tutti noi, cioè che è quello di: mio figlio fa così, che devo fare? Questa è la condanna di chi fa il mio mestiere, no? Lo psicologo. Spesso genitori o insegnanti mi dicono: il mio alunno, il mio figlio, no, fa questo, che devo fare? Allora, in educazione non esiste l'interazione causa-effetto, no? La persona, come diceva prima il professor Formella, è complessa, e quindi ci vogliono risposte complesse. In pedagogia gli insegnanti sanno bene che non esiste: se attiverò questo comportamento otterrò questa reazione dai miei alunni. Però sicuramente, e qui c'è per esempio un elemento che alle volte può essere critico, se facciamo così
lo facciamo insieme e questo è il nostro programma, la casa, la famiglia e la scuola, le cose sicuramente andranno bene. Spesso purtroppo la difficoltà di molti insegnanti è che questa cosa non avviene, cioè non facciamo così insieme, non lo facciamo attraverso un programma e quindi alle volte, anzi alle volte entriamo in contrapposizione o in opposizione uno con l'altro, no? Tra la scuola e la famiglia. E qui, da qui, diciamo, da questa interazione e da questo facciamo insieme, facciamo così e lo facciamo attraverso un programma che ha bisogno di tempo, nasce l'alleanza o dovrebbe nascere l'alleanza tra la famiglia e la scuola. Oggi un po', quando si parla di educazione, c'è un senso un po' di fallimento, no? Che pervade sia gli insegnanti che i genitori. Spesso sento dire frasi, oggi i figli sono tutti così, non c'è nulla da fare, come se avessimo abdicato il nostro ruolo educativo, perché il figlio è come un essere diverso da noi o si comporta a prescindere dalle nostre interazioni educative. Altri genitori o altri insegnanti dicono prima o poi maturerà, come se la maturazione di un figlio avviene per via spontanea, mentre, come diceva prima il professor Formella, sappiamo che avviene attraverso una serie di interazioni educative. Il senso di fallimento alle volte si coglie anche, no, da questa modalità dell'adulto che non fa più l'adulto in un modo maturo e il figlio domina il rapporto educativo, no? Allora il genitore dice ma non è ora di andare a letto, oppure non è il caso che spegne la TV, e in questo modo creiamo e cresciamo dei piccoli tiranni. E poi un'altra cosa che spesso sento dire, dottore, ha fatto così, è il suo carattere, no? Come se il carattere fosse qualcosa che avviene in una forma spontanea e non attraverso la relazione educativa. Allora è molto importante, diciamo, interrompere questa modalità di pensare all'educazione sia da parte della famiglia che da parte della scuola ed iniziare a avere un senso e una direzione, quindi anche un programma educativo per i nostri ragazzi. Un altro elemento che spesso mi trovo a confrontare, no, con i genitori, che i genitori, devo dire anche gli insegnanti, non sono mai contenti dei figli o degli alunni che hanno davanti, no? Alcuni genitori vengono in consulenza da me e mi dicono, dottore, abbiamo un problema, mio figlio dorme troppo. Poi magari nella consulenza successiva arriva un'altra famiglia e dice, dottore, abbiamo un problema, il nostro figlio non dorme mai. Altri dicono, è sempre fuori di casa. Altri mi dicono, non amici, è isolato, lo costringiamone a uscire. E sempre lo vedono come un elemento che non va mai bene, no? Allora noi dovremmo appunto vedere l'individualità di nostro figlio e per nostro figlio per crescere deve essere visto, riconosciuto, voluto bene e anche individuato, no? Come persona capace e positiva. Alcune forme di emergenza educativa oggi, chi lavora nella scuola lo vive quotidianamente, alle volte fa anche, insomma, si scontra e fa fatica, no? Nel rapporto educativo tra la scuola e la famiglia, è che esistono delle forme di emergenza educativa. Oggi, ad esempio, una delle forme di emergenza educativa maggiore è quella che noi abbiamo un po' perso l'etimologia della parola educere, educare, che vuol dire tirar fuori, ma molti genitori e purtroppo ancora molti insegnanti tendono a sedurre il proprio figlio, cioè a compiacerlo, a saturare, a prevenire ogni bisogno. Faccio un esempio, basta che andare di fronte a una scuola primaria di qualsiasi luogo del nostro paese e la mamma, mentre il bambino gli va incontro, gli dice vuole patatine? Vuole figurine? Vuoi la merenda? Cioè lo sovrasta di richieste, di bisogni, e infatti oggi riscontriamo che molti bambini fanno fatica a riconoscere un bisogno da loro e esprimerlo. Un'altra emergenza educativa di oggi, secondo noi, è quella di trovarci di fronte a un ambiente sempre più affettivo, poco autorevole. Voi sapete che è importante come educatori sviluppare questa capacità di autorevolezza, cioè la capacità di essere autorevoli vuol dire saper mettere delle regole, dei confini chiari ai nostri figli o ai nostri alunni, ma anche saper dare l'affetto e l'amore quando ce n'è bisogno e trasmettergli dei valori. Invece oggi ci troviamo più in un ambiente affettivo. Spesso, no, quando un insegnante
richiama un alunno, gli mette un voto inferiore a quello che può essere l'idea del genitore, o lo gli mette un richiamo, spesso si trovano genitori che vivono in un contesto di educazione affettiva che tendono a coprire il figlio oppure a prendersela con quel docente. Un'altra forma di emergenza educativa oggi è che spesso noi ci troviamo di fronte a situazioni di difficoltà emotive e relazionali. E voi pensate subito ai bambini, e invece io mi riferisco agli adulti. Anche qua faccio un esempio per spiegare questo punto. Mettiamo la situazione che un bambino non rispetta una regola che ha condiviso con la mamma, e la mamma gli dice vai in punizione, vai in camera tua. Dopo pochi secondi il bambino si vede piombare nella sua stanza la mamma, che inizia a porgli delle domande alquanto bizzarre. La prima domanda è: ma vuoi ancora bene alla mamma? Oppure sei arrabbiato con la mamma? Ecco, immaginate, no? Un bambino che vede arrivare la mamma a fargli queste domande probabilmente avrà la percezione di un adulto che ha difficoltà emotive, che ha difficoltà a mantenere la punizione, che ha difficoltà a relazionarsi anche nel suo essere, come dicevamo prima, autorevole. E questo chiaramente ha un impatto sullo sviluppo dei figli, perché chiaramente se io cresco con adulti che hanno difficoltà emotive o relazionali, anch'io poi di conseguenza avrò e svilupperò difficoltà emotive e relazionali. Poi un'altra forma di emergenza educativa oggi è che noi investiamo poco tempo e energie nella relazione con i ragazzi, che è il centro più importante dell'aspetto educativo, no? Ecco, questo noi dobbiamo ricoprirlo come tempo, e dobbiamo ridarci del tempo, che non vuol dire allungare la scuola fino a fine giugno o a luglio, non è quello il tempo richiesto. Il tempo è quello di passare del tempo con i ragazzi e con loro creare quella relazione che diventa la relazione significativa, che è utile per loro a uno sviluppo sano ed armonico della loro personalità. Poi un altro aspetto che oggi manca è quello dell'assenza del codice paterno. Nonostante i papà siano molto più presenti di un tempo nell'educazione dei figli, oggi noi in questo ambiente educativo affettivo abbiamo più uno spostamento sul codice materno che non su quello, diciamo, paterno. E un bambino, sappiamo che per crescere bene in un modo equilibrato ha bisogno di questi due codici. Un limite, ad esempio, un limite tra virgolette nella scuola italiana è quella che, ad esempio, ci sono pochi uomini, pochi maestri nelle scuole, ad esempio, elementari, no? E questo è un limite nello sviluppo, proprio perché sappiamo che per un bambino per crescere bene ha bisogno di questi due codici pedagogici diversi, che uno è tipico del maschile, del paterno, un altro è più legato alla figura femminile materna. E poi un altro elemento che è un elemento critico nell'educazione e che riguarda spesso la scuola è quello che noi educhiamo sempre in emergenza, cioè la scuola convoca la famiglia quando c'è un problema. La famiglia si rivolge allo psicologo quando hanno già un problema. Allora noi dobbiamo pensare che la maggior parte dei nostri interventi educativi deve avvenire soprattutto in questa fascia d'età 0-10 anni in una forma preventiva. Vado avanti, sennò. Ecco. Altri motivi di fragilità oggi nell'educazione, che spesso nella scuola si riscontrano, è che c'è una fortissima precocizzazione. Oggi i bambini arrivano in prima elementare che già sanno leggere, scrivere, fare i conti, fare tutto. Noi vogliamo sempre più bambini precoci da un punto di vista cognitivo e ci stiamo un po' invece dimenticando della dimensione affettiva e relazionale. Ad esempio, un bambino arriva in prima elementare che sa leggere e scrivere, ma magari fa molta fatica nel coordinamento motorio. Quindi noi stiamo intellettualizzando molto i bambini e gli stiamo dando poco sviluppo nelle abilità e le capacità, ad esempio, della motricità fine, che sappiamo che l'età dai 3 ai 5 anni è fondamentale per sviluppare la motricità fine. E questo, ad esempio, con l'esposizione alle nuove tecnologie crea ancora più difficoltà, perché sappiamo che l'iPad non sviluppa certamente le motricità fine dei bambini. Un altro elemento che sicuramente
gli insegnanti si trovano di fronte che abbiamo bambini che hanno un sovraccarico, cioè troppa roba, no? Bambini che fanno scuola, fanno dopo scuola, fanno due o tre lingue già nella scuola primaria, fanno due o tre sport, se no sono visti male dagli altri bambini, cioè quindi fanno troppe cose. E il sovraccarico crea stress e ansie nei bambini, e lo stiamo sempre più riscontrando. Un altro elemento di fragilità educativa oggi è la mancanza di convergenza educativa, cioè un tempo la scuola e la famiglia andavano in convergenza educativa, oggi quasi mai. Io quando ero piccolo sicuramente ho avuto un vantaggio, mia mamma mi diceva delle cose che erano uguali a quelle che diceva mio padre. Mia mamma e mio padre dicevano le stesse cose e dicevano le stesse cose della mia maestra. Andavo in parrocchia, mia madre, mio padre, e la maestra e il parroco mi dicevano le stesse cose. Il pomeriggio andavo dai nonni, mia madre, mio padre, la maestra, il parroco e i nonni dicevano le stesse cose. Poi con il tempo ho capito che alcune di quelle cose che mi dicevano erano sbagliate, però erano convergenti. Oggi un bambino, se è fortunato, ha una mamma che dice una cosa e il papà dice un'altra, la mamma e il papà dicono cose diverse, che dicono cose diverse rispetto alla maestra, quasi non c'è più neanche il parroco, e se c'è dice cose diverse dalle altre figure e così via, no? Allora per un bambino oggi crescere è molto più faticoso rispetto a come sono cresciuto io, perché ho avuto un messaggio univoco, magari era sbagliato ma era univoco. Questa mancanza di convergenze educative, di alleanze educative, sta creando non poche difficoltà nello sviluppo dei nostri ragazzi. Un altro elemento, e questo anno di Covid ce l'ha ben insegnato, è questa perdita dello stare insieme, no? Stiamo molto tempo su internet, molto tempo sui dispositivi, questo è sempre più precoce, quindi i bambini già nella scuola dell'infanzia hanno strumenti tecnologici in mano, cosa che non dovrebbero avere, e questo sta portando a perdere, diciamo, la capacità di stare insieme, che è una capacità che si apprende, no? Soprattutto nella prima infanzia. Chiaramente anche l'esposizione alle nuove tecnologie può provocare fragilità che poi si ripercuotono anche nella scuola. Allora, come educare insieme scuola-famiglia? Io credo che, come diceva prima il professor Formella, il primato dell'educazione, per fortuna, c'è la famiglia, che è ancora, diciamo, il caposaldo dell'educazione. La scuola collabora con l'educazione familiare. Ma queste due agenzie educative, secondo noi, dovrebbero educare secondo questi aspetti. Il primo aspetto è educare a pensare, che non è una cosa scontata. Il bambino non impara a pensare in modo spontaneo, automatico, va educato al pensiero. E come si fa? Quando lo chiedo ai genitori mi dicono, beh, dottore, parlandoci. Beh, no, così educate il vostro capacità di pensare. Come si educa un bambino a pensare? Si fa un'esperienza insieme al bambino, poi ci si ferma e si chiede al bambino cosa pensi. E poi l'adulto, genitore o insegnante, deve fare la cosa più difficile, stare zitto e ascoltare quello che dice il bambino e confermare quello che dice il bambino. Mi piace che pensi così, mi piace che pensi anche diversamente da me. In questo modo noi educhiamo un bambino a pensare. Adesso lo faccio un po', non ho tantissimo tempo, quindi è più complesso, no? Però per farvi capire cosa pensi, e così inizio a educare il pensiero del bambino. Un altro elemento fondamentale nello sviluppo sano, in cui la scuola e la famiglia dovrebbero educare insieme, è proprio anche l'educazione all'affettività, cioè la capacità dei bambini di saper leggere le loro emozioni, di dargli un nome e di saperne parlare, rappresentare, no? E anche questa educazione all'affettività non avviene in modo spontaneo, ma va educata. Come si educa all'affettività? Si chiede al bambino cosa pensi, si chiede al bambino cosa senti. A me spesso piace ricordare che l'educazione è una cosa complessa, ma è fatta di atti semplici. Ecco, ad esempio, cosa pensi, cosa senti, e poi fermarci ad ascoltare e a percepire quello che sentono i bambini e soprattutto a confermarlo. Spesso gli adulti dicono, ma no, non va bene, non devi pensare così. Ma come mai che senti questo? Come ti senti annoiato ad andare a scuola? Cioè, questo porta poi i bambini
a non sviluppare le loro capacità di pensare e sentire e soprattutto a sentirle inadeguate e a non aprirsi più con gli adulti. Un altro elemento importante è educare le regole. Chi lavora nella scuola sa che questo è un punto critico, soprattutto bambini che non hanno un'educazione alle regole poi mettono in atto comportamenti sregolati anche a casa. La regola aiuta soprattutto nella prima infanzia e nell'infanzia a contenere il bambino, a gestire le sue impulsi, a gestire i suoi comportamenti e a contenerlo. E oggi, visto che a scuola vediamo tanti bambini sregolati, è perché probabilmente facciamo fatica a dare delle regole e a concordare le regole tra la famiglia e la scuola. E questo è un elemento molto importante, perché un bambino che ha delle regole saprà anche regolare il suo pensiero, saprà anche regolare le sue emozioni. Un bambino senza regole non avrà queste capacità regolative anche nell'aspetto cognitivo ed emotivo, perché ognuno di questi punti non va affrontato singolarmente, ma va affrontato in un modo complessivo. Un altro aspetto importante che oggi quasi si è perso e sparito è che la famiglia e la scuola educano ai valori, ad esempio il valore dello stare insieme, al valore del rispetto. Il fenomeno del bullismo nella scuola è legato anche a una mancanza di educazione ai valori, e dietro a ogni regola c'è un valore, quindi vedete che ogni elemento poi è collegato all'altro. Un altro elemento importante su cui puntare nell'educazione insieme, famiglia e scuola, per crescere in modo sano e equilibrato un bambino, è educare uno stile cooperativo. Oggi molti dei nostri sforzi educativi sono più verso uno stile competitivo. Purtroppo alcune volte anche la scuola su questo è complice, no? Si educa magari alla competizione, no? Alla gara del chi è più bravo, nel chi è più alla gara delle tabelline o alla gara di chi è più capace delle altre materie. Allora dobbiamo aiutare a sviluppare questa capacità cooperativa. Beh, quest'anno i bambini, ad esempio, ci hanno dato una grande lezione. Io lavoro e vado spesso nelle scuole. E i bambini che stanno rispettando meglio degli adulti le regole per proteggerci dal virus stanno sperimentando in un modo concreto che cosa vuol dire essere cooperativi, no? Portare tutti la mascherina, rispettare le regole di distanziamento, e come questo essere cooperativi poi aiuta tutti. Un'altra capacità da dover sviluppare dei nostri ragazzi è educare capacità critiche. E come si educa un bambino a essere critico? Cosa pensi? Pensi diversamente da me? Sono contento che pensi diversamente da me? Sono contento che mi critichi. Va bene che tu mi critichi. In modo tale che quando saranno più grandi, in adolescenza, avranno sviluppato questa capacità critica e sapranno essere critici anche nel gruppo dei pari o quando si trovano in situazioni un po' più rischiose. Un altro elemento importante è l'educazione alla creatività. Oggi i bambini non sono creativi, perché tutto è strutturato dalla famiglia alla scuola. Le maestre sono bravissime a dare delle schede, però cerchiamo anche di togliere, no, tutta questa struttura, no, delle schede, poi vanno a nuoto e anche lì c'è una scheda, poi vanno a musica, c'è una scheda, a casa pure tutto molto, fanno molto uso delle nuove tecnologie, quindi c'è poco spazio per la creatività, perché voi sapete che per educare un bambino a essere creativo il bambino deve annoiarsi, la noia sviluppa la capacità del bambino di diventare creativo per uscire da quella situazione di noia. Un altro elemento importante, no, lo diceva prima il professor Formella, quindi non mi fermo, è che oggi siamo iperconnessi, lo siamo un po' per forza visto il periodo del Covid, che è stato anche un elemento positivo, però dobbiamo educare i nostri ragazzi anche a una capacità consapevole delle nuove tecnologie. Un'altra esperienza che dobbiamo fare è educare la resilienza. Oggi la scuola sa molto bene che le famiglie non educano la resilienza. Quando un insegnante riprende un bambino, ad esempio, il giorno dopo si trova il genitore e dice: ma come mai? Perché? Perché ha fatto così? Perché spesso quella famiglia affettiva che dicevo prima non sta educando i figli alla resilienza, cioè a gestire le difficoltà piccole della vita,
a questa età, ma a saperle gestire, a superarle, a destreggiarsi, mentre molto spesso i genitori tolgono, no, tutte le fatiche ai loro figli. E quando a scuola si trovano, inevitabilmente si trovano ad avere delle fatiche, fanno fatica a gestirle. Vado un attimo avanti. Allora, educare i figli e quindi educare anche a scuola vuol dire anche un intervento, abbiamo detto, un po' artistico, cioè proprio perché sono unici e ripetibili e non possiamo fare sempre le stesse cose con tutti, e ci sono bambini facili ma ci sono bambini difficili, e gli educatori sono chiamati educatori ai bambini difficili, no? Quelli facili, sennò sarebbe troppo facile il nostro lavoro di educatori. E l'educazione è un intervento molto bello, ma complesso, delicato, che non richiede soltanto tecnica. Oggi noi, questa esperienza del Covid ci ha fatto capire che la scuola è un luogo molto importante, non soltanto perché è un luogo di trasmissione di apprendimenti, è un luogo dove i bambini imparano a socializzare, imparano a relazionarsi, imparano l'affettività, quindi non è soltanto un elemento tecnico. E ad esempio l'educazione a distanza, che ha mortificato questi elementi importantissimi nella scuola, ci ha fatto vedere, no, quanto agli alunni è mancata la scuola in presenza, e di come noi oggi sappiamo come psicologi o come pedagogisti che gli apprendimenti passano attraverso anche la relazione, il benessere, una buona capacità affettiva del bambino. E un altro elemento importante degli adulti è quello di essere attenti e creativi. Spesso noi come educatori manteniamo sempre lo stesso comportamento. Faccio un esempio per spiegare questo. Tutta l'Italia è unita da questa domanda. Tutti i genitori, compreso il sottoscritto, che in teoria è bravo, ma poi nella pratica con la figlia è meno bravo, chiede ai figli, alla fine della scuola, che cosa hai fatto oggi a scuola, e l'Italia è unita rispetto a questa domanda, perché tutti i figli italiani dicono niente. Allora, se noi prendiamo un genitore che in quinta elementare, ad esempio, dopo 5 anni di scuola, continua all'uscita di scuola a fare questa domanda, vuol dire che ha una scarsa capacità creativa come educatore. Ad esempio, potrebbe porre un'altra domanda, no, al proprio figlio. Ed è anche normale che il proprio figlio non dica quello che ha fatto durante la scuola, perché è un'esperienza che quella per lui in quel momento è chiusa e vorrebbe fare altro con il proprio papà o con la propria mamma. L'educazione dei figli vuol dire anche aiutare i figli a crescere, no, in questo equilibrio tra fattori unitari e fattori di personalità, aiutare i figli a crescere, a sviluppare le potenzialità che ciascuno ha, non mortificando le cose che non hanno come potenzialità, ma amplificando le loro potenzialità, e il ruolo della scuola e della famiglia insieme è quello di sviluppare ragazzi autonomi e indipendenti. Io come psicologo mi chiedono di tutto i genitori e mi chiedono di tutto gli insegnanti. Soltanto questa cosa non mi chiedono: come posso educare mio figlio a essere autonomo e indipendente? Come posso educare il mio allievo, il mio alunno, a essere autonomo e indipendente? Allora, compito dell'educazione è proprio quello di rendere i figli o gli alunni differenziati, cioè diversi da me, autonomi e indipendenti nel percorso, chiaramente, della crescita rispetto alle diverse fasi di età ed evolutive. E quindi nell'educazione noi dovremo far emergere, quindi nel senso proprio dell'educere, emergere la personalità del figlio o dell'alunno rispettando le caratteristiche e dandogli la possibilità di fare esperienze sia positive che negative. Non dobbiamo fargli fare soltanto esperienze positive, ma anche quelle negative, perché abbiamo visto, questo anno ce l'ha insegnato, che i bambini hanno attraversato questa esperienza negativa, e se noi li educhiamo a destreggiarla, poi sapranno affrontare la vita con fiducia e anche con buone capacità. Il figlio quindi non sbaglia, non ha dei limiti, no? Però ha bisogno di crescere, ha bisogno di imparare a vivere e di apprendere quello che non conosce. Come genitori, come adulti, come educatori, come insegnanti, noi possiamo accompagnare, no, questa trasformazione e aiutarlo a
creare dei problemi a lui, perché è sano che un bambino abbia dei problemi adeguati all'età, e questi problemi dare a loro la capacità e l'occasione come un elemento d'apprendimento e di crescita, no? Possa affrontare gli inevitabili disagi evolutivi come appunto un'occasione educativa. Vado anch'io adesso a concludere, riprendendo un po' il titolo del libro, come diceva il professor Formella. Io credo, non so se pure il professor Formella è convinto di questo, ma penso di sì, perché abbiamo scritto insieme questo libro, che non esistono bambini difficili, ma alle volte esistono purtroppo educatori difficili. Non esistono bambini, esistono bambini facili quando sono in relazione a educatori capaci. E il compito appunto non è quello di etichettare i bambini come facili e difficili, ma noi con la capacità e con le nostre preparazione diventare capaci di educare al meglio i nostri bambini. Grazie anche per l'attenzione che avete avuto per questo secondo intervento. Grazie a lei, professore, grazie a lei del suo intervento. Durante il vostro intervento ovviamente hanno sollecitato un po' le domande e i commenti da parte dei partecipanti, che abbiamo raccolto qui insieme con la professoressa Tassi e con il professore e che adesso vi riporterei. Insomma, molti commenti sono interessanti, sono un ottimo spunto per approfondire alcune tematiche che avete accennato poc'anzi. Quindi passerei, ecco, a questo punto la palla, tra virgolette, a Tassi, che ha un po', ecco, raggruppato tutte queste domande. Sì, intanto buonasera a tutti. Vorrei partire proprio dall'ultima osservazione che è arrivata, guardi, perché l'avevo messa in ordine, insomma, invece l'ultima un po' è come se fosse, ecco, un altro calcio alla palla che è arrivato per poter iniziare. Bella l'ultima slide. Allora, a partire da questo, perché il fatto che gli educatori non si trovano di fronte a bambini difficili, quindi un bravo educatore probabilmente, credo di cogliere questo nella riflessione del nostro ascoltatore, è quello che non trova bambini difficili, perché sa intervenire e dove mettere le mani. Quindi questa mi è piaciuta tantissimo, ecco, la rigiro così proprio come semplice riflessione. Nella leggere tutte le domande, e ne stanno ancora arrivando tante, quindi cercheremo anche con Marco di raccoglierle anche dopo, c'è un denominatore comune un po' in tutte, che è un po' con il verbo accompagnare. Quindi questo accompagnare, come siamo partiti con il professor Formella, nella crescita della personalità, accompagnare nel processo educativo all'interno della scuola, accompagnare anche i genitori a cercare di vedere oltre quello che vedono, e molto molto si è parlato anche delle regole rispettate e non rispettate nella famiglia. Allora io partirei intanto con questa domanda diretta proprio al professor Formella, dove quando si trovano i genitori nei colloqui, le famiglie, molto spesso sono loro stessi, quando gli vengono dette le caratteristiche, insomma il carattere e il temperamento dei bambini, è uguale a me, anche io ero così. E quindi come uscire un po' da questo circolo vizioso, perché non si capisce se è una conferma positiva o una conferma negativa in questi colloqui. Sì, grazie della domanda. Veramente è una affermazione che si sente molto spesso. Il problema forse sta se io desidero che sia così o che è veramente così, perché tutti siamo convinti che non è possibile essere uguale con l'altro. Si può imitare alcune cose, ma se noi affermiamo che il mio figlio o la mia figlia è uguale a me quando ero piccolo, probabilmente c'è un desiderio di proiettare, un desiderio di credere, o forse in qualche modo anche giustificare. Forse c'è anche paura di accettare la diversità del figlio, no? Perché se è uguale come me, vuol dire che sarà bravo come me.
Allora sono più tranquillo, mi assicuro con questa affermazione io stesso. Se invece non riesco a comprendere alcune cose perché è diverso da me, allora sono preoccupato. Molto spesso si va in questa direzione che si accetta più volentieri le cose che si conosce personalmente, anche se non sono giuste, ma le conosco, allora mi sento più tranquillo perché ho sperimentato. Invece abbiamo un po' paura delle cose che non comprendo, non conosco o sono diverse dal mio punto di vista e per quello vorrei evitarle. Io non credo che nell'affermazione mio figlio è uguale a me è esattamente così, sta esattamente così questa convinzione, o piuttosto ho un desiderio, è un augurio, una preghiera. Ma inviterei in questo caso di vedere le differenze, come diceva mio collega, di parlando con figlio, parlando con la figlia, perché ascoltando e parlando, forse più ascoltando di quello che dice, si riesce a cogliere anche la differenza, perché i tempi non sono uguali, quello che accadeva 10-20 anni fa non accade oggi e non accadrà domani, allora è inutile sognare che i tempi si ripetono, non è possibile. Sarebbe meglio, diciamo, di sottolineare le differenze, ma nel senso positivo, senza paura. Io voglio aggiungere che voi siete stati fortunati, perché avete incontrato genitori che hanno detto è uguale a me. Io ho incontrato genitori che mi hanno detto, dottore, mio figlio è così perché è capricorno. Quindi mi hanno detto che il figlio aveva certi comportamenti legati agli astri. Allora, non è la prima volta, mi è capitato più volte, devo dire, che quelli più problematici mi dicevano, mio figlio è così, è capricorno ascendente, mi arrivavano fino all'ascendente. Poi mi sono domandato come mai, e qui credo che ci sia il fatto opposto, no? Cioè, non dipende da me, cioè dipende dagli astri. Oppure quando dicono, no, mio figlio è così, è il suo carattere, cioè non dipende da me. E non dipende, maestra, mio figlio è così perché è capricorno o perché è il suo carattere, cioè non dipende dalla relazione che lega me e mio figlio, ma dipende da qualcosa che non è, che io non controllo, cioè appunto gli astri o il carattere, che molti genitori pensano sia un qualcosa di particolare, no? Che non si sa da dove viene. Sì, ci è capitato, io sono un'insegnante e posso confermare pienamente che sono molto poi preparati sulla segni ascendenti, quindi sì, confermo pienamente. Allora io passo. Posso? Ok, passo ad agganciare la fine di questa risposta a una riflessione che ci è stata chiesta nella chat, dove si chiedeva se il vostro libro, insomma, sviluppava questi argomenti, ritrovavano tutti questi argomenti. E allora io, che l'ho letto con molto interesse, devo dire, vorrei leggere due righe proprio nella fase in cui parlate della fase dai 3 ai 6 anni, quindi dei bambini molto piccoli. Quindi ogni bambino è unico e ha delle caratteristiche personali, preferenze, avversioni, paure e passioni. Ecco, io direi proprio nell'unicità proprio di ognuno, anche nel riconoscerli nel momento della nascita, credo che noi insegnanti ci dovremmo porre in questo modo. Si potrebbe anche qui sottolineare il fatto che purtroppo tempi di pandemia che stiamo vivendo promuovono un certo tipo di omologazione. Nella nostra società abbiamo le tendenze di omologare comportamenti, persone, scelte, valori, modo di vivere, modo di pensare, e questo è un pericolo, un rischio per lo sviluppo della persona, perché se noi guardiamo i bambini piccoli, ma sono una fonte incredibile delle cose interessanti, originali, autonome, anche molto 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 strane ogni tanto, ma personalizzate, e non dobbiamo trascurare la personalizzazione, non omologare le persone, perché è molto rischioso per la società, per la persona stessa. Sì, e a proposito di questo c'è una domanda che forse è un po' inerente a questa affermazione che ha fatto lei,
Una collega chiede perché nel percorso di maturazione la scuola è più vicina alla persona rispetto alla famiglia. Credo che sia stata letta in una delle sue slide iniziali, professor Formella. Direi così, che appare così perché percorso evolutivo segue alcune regole della natura. I bambini sono molto attaccati ai genitori nella prima fase di vita, prima di andare a scuola, specialmente primaria. Poi, quando scoprono il loro bisogno di appartenenza al gruppo dei pari, incominciano a spostare le sue energie, la sua attenzione verso il gruppo dei pari. Probabilmente genitori che non conoscono questa regola naturale di sviluppo sono un po' preoccupati che i bambini stanno uscendo dal cerchio familiare perché hanno trovato altra appartenenza. È un percorso naturale, per niente vero che hanno trascurato i bambini, perché basterebbe che i genitori non si interessano dei bambini perché sono nella scuola o perché fanno qualcosa, basterebbe che non fanno la domanda come stai, come è andato, che cosa state studiando. Bambini incominciano a dire, i miei genitori non mi più vogliono bene, non si interessano di me, non chiedono. Ma quando chiediamo, non rispondono. È normale, è naturale, perché lo sviluppo è caratterizzato da sempre più la crescita di autonomia, indipendenza, e noi lo dobbiamo rispettare. Per quello la scuola sembra di essere concorrenza per la famiglia, ma non lo è. Lo dobbiamo vedere in modo complementario. E quindi adesso ci agganciamo proprio a questo rapporto scuola-famiglia, così a volte così vicini, a volte così distanti, oppure almeno nella mia esperienza si cammina sempre bene finché va tutto bene, e poi basta una stupidaggine che crolla tutto quello che si è costruito e che magari deriva soltanto da un malinteso. E allora ci sono stati tantissime osservazioni proprio rispetto al tema delle regole che il professor Ricci ha un po' portato avanti, e quindi alcuni volevano proprio chiedere come potersi approcciare a questi genitori che invece non rispettano le regole e quindi non camminano insieme alla scuola, ecco quel denominatore comune che abbiamo un po' ritrovato, no? Come poter cercare di coinvolgerli in questo cammino insieme, perché poi il cammino insieme è quello di formazione e crescita dei loro figlioli. Certo. Beh, intanto c'è un fatto, no? Che gli insegnanti sanno molto bene, cioè un bambino che mette in atto dei comportamenti problematici, poi magari è un bambino sregolato, cioè un bambino che ha poche regole, e una maestra può essere la più brava maestra al mondo, ma se mette delle regole in classe e quel bambino a casa non ha delle regole, che magari sono diverse comunque dalla scuola, ma l'importante è che ci sono delle regole, quel bambino non è che è un bambino difficile, ma è un bambino che proprio non comprende, diciamo, la regola che gli sta mettendo, no, la maestra. Allora, che cosa fare? Beh, insomma, intanto io credo che dobbiamo riprendere, diciamo, una buona comunicazione. Io credo che spesso gli insegnanti, che chiaramente negli ultimi tempi si sta chiedendo un po' di fare tante cose, forse troppe, cioè la scuola è diventata un luogo dove stiamo mettendo tutto dentro, no? I bambini imparano l'educazione all'affettività, a fare la raccolta differenziata dei rifiuti, l'educazione allo sport, cioè tante cose si stanno riversando verso la scuola. Noi dobbiamo però un po' diventare esperti di comunicazione, cioè la chiave è quella di creare un'alleanza, alle volte con le famiglie difficili ci vuole un po' di tempo e ci vuole una buona capacità comunicativa. Se io vado con una modalità svalutante, il genitore tende a difendersi e a contrattaccare. Se io ho una comunicazione efficace, dove la prima cosa che dico non è il problema, ma creo una relazione, così come la creo con i bambini, la devo creare pure con gli adulti, è una buona relazione di fiducia, d'ascolto, di valorizzazione, no, dell'adulto. Poi a un certo momento l'adulto, anche quello un po' più complesso, difficile, è capace, no, di prendere di più. Noi oggi siamo purtroppo in una società dove tutto è subito, nell'educazione tutto è subito, anche gli insegnanti vorrebbero tutto è subito, non funziona, ci vuole tempo, e alle volte bisogna pure riconoscere che nell'educazione c'è anche il limite,
cioè nel senso ci sono dei bambini, delle famiglie con cui veramente è difficile, ok, l'importante è provarci, tentare, ma poi a un certo punto fermarmi, aspettare. Sì, voglio leggere un commento di una collega. Mi piace camminare con i genitori difficili, a loro voglio bene un po' di più. Questo credo che sia, ecco, quando nell'educazione c'è la speranza, no? Proprio il messaggio di speranza noi lo dobbiamo per forza trovare nell'educazione, che è quella, come lei afferma, di stabilire delle relazioni e non di comunicare e basta, perché molto spesso noi insegnanti, e mi permetto di dire questo perché insomma lavoro nella scuola da tanti anni, facciamo solo comunicazione, scriviamo sul diario, adesso sul registro elettronico, e guardarsi negli occhi sta diventando sempre più difficile, e forse dovremmo ritrovare il guardarsi negli occhi anche in questa situazione così di emergenza che ci viene richiesta a noi insegnanti, tanto perché facciamo tanto, abbiamo imparato tantissimo in questi mesi di entrare in relazione con i bambini, e forse guardarsi negli occhi, bisogna guardarsi negli occhi tutti gli attori dell'educazione, e io ho riscontrato che in questo vortice c'è un altro attore coinvolto, che è quello proprio del genitore, perché se noi abbiamo l'educazione a distanza con i bambini, il genitore sta lì con noi, e quindi c'è una relazione ancora più complicata, e che a cui non dobbiamo rinunciare. Ecco, mi sento di aggiungere questa osservazione sulla parte dell'emergenza. In alcuni commenti c'è stata anche evidenziata, insomma, questa difficoltà. Adesso mi viene in mente, no? Perché poi, ad esempio, anche quando i bambini sono più piccoli, cioè la scuola è sempre stata, no, un ambiente separato, altro, no, dalla famiglia. Cioè la famiglia conosceva le cose della scuola attraverso le maestre, attraverso gli insegnanti, attraverso i figli, no? E oggi la scuola è entrata dentro le famiglie, no? E alcune volte questo ha creato un problema, perché molti genitori non sono messi in collaborazione, ma ecco, finalmente andiamo a vedere questa maestra, no? Quello che fa e che non fa, e come si comporta con i miei figli, o come, no? E questo chiaramente ha creato molta fatica anche da parte degli insegnanti, che questa cosa ne erano consapevoli, che dietro lo schermo c'erano anche tutti i genitori o i nonni ad ascoltare le loro lezioni, no? Sì, assolutamente. Allora, io tra quello che ho letto, non so se Marco, nel frattempo che io esponevo tutto ciò che avevo rintracciato prima, ha trovato altre affermazioni da poter... Sì, io ho trovato alcune affermazioni, e anche ho creato io alcuni collegamenti trasversali attraverso queste osservazioni. E come le metto un po' insieme, diventano più che vere e proprie domande, secondo me diventano poi delle nuove piste o delle occasioni per incontrarci e riprendere il discorso. Ecco, e parto dall'ultima cosa che mi serve da collante per le altre che avevo messo insieme. Spesso i genitori dei nostri alunni cercano negli insegnanti una sorta di genitorialità anche per loro. Perché io, che ho a che fare anche proprio con gli insegnanti, spesso cerco di aiutarli proprio, soprattutto per quanto riguarda la scuola dell'infanzia, a essere i genitori dei loro genitori, nel senso dei genitori dei loro bambini. Nello stesso tempo mi collego al discorso del bambino che è fatto così, o perché mi assomiglia, o perché è di questo segno zodiacale o l'altro, perché questo problema è anche, diciamo, visto dal punto di vista degli insegnanti, perché spesso, e quindi il vostro intervento è molto utile, anche molte delle cose che sono state messe a fuoco, perché spesso gli insegnanti, sia quando parlano con i genitori, sia negli incontri di formazione, parlano dei bambini, e quel bambino è così come vengono proprio stigmatizzate quei bambini, oppure dice 2 anni che fa sempre così, gli ho fatto questo, gli ho fatto quell'altro, e nella riflessione manca il soggetto educante, cioè come se il bambino, non so, sì, sicuramente il discorso è abbastanza chiaro, ecco. E a questo io leggo tutte le domande e le riflessioni vostre sull'autonomia, perché l'autonomia spesso, soprattutto nella scuola dell'infanzia e dei piccoli, è intesa come autonomia funzionale, ma non come autonomia relazionale.
E quindi credo che questo vada un po' sviluppato, perché lo leggo anche ad una riflessione che mi ha fatto una mamma che è diventata pedagogista lavorando, un'impiegata però, e che mi diceva: ma com'è possibile che, dice, che la scuola abbia il 99% del personale femminile e poi questi ragazzi, quando crescono, sono maschilisti e arrivano fino alla violenza? C'è qualcosa che, non, che voglio dire, che non ci quadra. Perché ho legato questa domanda a quella dell'autonomia? Perché spesso uno non si accorge o non dà o non si accorge che non dà autonomia perché è anche un elemento di controllo. Quanto meno c'è autonomia, tanto più c'è controllo. E questo avviene anche nelle coppie genitoriali, non solo nei figli, ma anche nelle coppie maschio e femmine. La mancanza di autonomia reciproca è anche un controllo reciproco. E ho messo insieme veramente tante spezzoni di domande, tante riflessioni. Adesso però lascio a voi perché Quindi adesso credo che scriveremo un ci sia tanto da. per Anicia con queste Sì. riflessioni. Sì. Beh, io un'altra cosa, ad esempio, che una riflessione mentre parlava Marco era quella di pensare che la scuola è l'unico posto in cui, ad esempio, alcuni insegnanti, che spero ascoltino e cambino questa modalità comunicativa, quando arrivano i genitori, dicono: guardi, suo figlio fa così. Mi dica lei, che devo fare? Questo è l'errore più grande che nella scuola si fa, proprio perché in questa alleanza scuola-famiglia, la scuola è l'unico posto in cui tutti sono esperti di pedagogia, di psicologia. Ad esempio, io non dico mai nel mio studio come psicologo al genitore, dopo che ho visto un bambino, dice: guardi, io sto in difficoltà nella consulenza con lui, mi dica lei, che devo fare? Ah, lo so io, no? Allora, questa cosa. Alcune volte alcuni insegnanti un po' la perdono, cioè il potere, cioè che di essere io l'esperto di pedagogia, io l'esperto di didattica, io l'esperto di conoscenza evolutiva del bambino, cioè io quello che devo fare. Perché il rischio è quello che poi in questo modo noi, cioè, delegittimiamo il nostro ruolo e attiviamo il genitore, cioè, mi sento autorizzato a dirti io come devi fare scuola. E alcuni insegnanti ho visto perdere veramente a quel punto il ruolo, no? Perché se tu mi dici dimmi tu che lo devo fare, poi da quel momento in poi sono loro che dicono come devono fare scuola, no? Ma aggiungerei anche una riflessione dicendo che la scuola rappresenta sempre in qualche parte la condizione della nostra società. Noi viviamo da decenni nelle condizioni abbastanza buone. Le nostre famiglie stanno abbastanza bene, almeno sta la grande maggioranza. Allora, la scuola propone una conferma del benessere che arriva alle persone senza grande fatica. I bambini oggi non devono faticare per avere, ma io sottolineerei che è sempre attuale faticare per essere, perché sicuramente quali saranno i futuri cittadini non dipende di che cosa possiedono, ma dipende da chi sono. Ora, sicuramente, indipendentemente dalle condizioni materiali, e qui meno male che le abbiamo in sufficienza abbastanza. Certo, sarebbe sempre meglio, ma molti di noi stanno peggio. Dobbiamo interessarsi della qualità della relazione, della crescita, dell'autonomia, della costruzione di quella partecipazione attiva. Perché se è vero, come segnano alcuni sociologi già, che aumenta in maniera spaventosa l'abbandono scolastico a causa della pandemia, tantissimi si ritirano, non partecipano neanche nell'attività online, probabilmente è effetto di quello che diceva il mio collega, di mancanza di una resilienza, della creatività, di saper affrontare le cose concrete, perché sempre si valuta le persone nelle situazioni non comuni, perché quando tutto va bene tutti sappiamo comportarsi, ma invece quando accade qualcosa, allora quelli che sono più deboli, più fragili, forse non ben preparati, devono trovarsi accanto di quelli che aiutano.
di quelli che promuovono, diciamo, le cose giuste. Io credo che la scuola, uno dei compiti è questo, di promuovere un'attività molto concreta, essere più realistica, meno teorica. Io stavo proprio pensando a questo, mi riaggancio proprio al suo ultimo pensiero. La scuola è vero, ha una grandissima responsabilità e, riguardo a quegli stili cooperativi di apprendimento che sono stati accennati, io ritrovo veramente una grande efficacia nella crescita dei bambini, promuovere l'apprendimento attraverso lo stile cooperativo, perché si sperimenta l'insuccesso insieme e diventa meno frustrante, ma senza eliminare la frustrazione, perché se eliminiamo tutte le frustrazioni, la accontentiamo e mi arrabbio e gli dico perché sei arrabbiato con me, cioè, quindi cercando di non disorientare, ma farli crescere e attraverso proprio questi confronti continui, io credo che siano veramente gli strumenti e una risorsa importantissima per poter essere consapevoli, per attivare il problem solving, perché sennò rimangono soltanto aspetti teorici quelli che ci portano veramente all'autonomia, come giustamente Marco e alcuni altri colleghi stanno ancora sottolineando sull'importanza di sviluppare proprio l'autonomia dei bambini in questo momento in cui si trovano, ma non solo i bambini, anche i ragazzi, proprio completamente soli, disorientati e soprattutto disorientati da troppi stimoli. Quindi, ecco, questo lavoro insieme, crescere insieme, avere insuccesso insieme, forse potrebbe essere una strada? Ecco, anche una domanda che porgo personalmente. Assolutamente sì, affinché i nostri leader, qualunque siano e dovunque siano, sono queste persone che sono veramente leader nel modo non tecnico, ma nel modo umano, che sono le persone che potrebbero essere poste come modello, anche se personalmente non sono d'accordo con modellamento nell'educazione, con modeling, perché secondo me ha più rischi che pregi, ma comunque come leader devono essere le persone significative. Non so se condividete quello che dico, ma io credo, sono convinto, ho sperimentato tante volte nei diversi paesi, la storia e la società viene creata dai simboli, dai personaggi, dalle persone significative. E noi dobbiamo educare così, in questa direzione, perché, scusate la mia espressione, quelli mangia pane saranno sempre e non mancheranno mai. Basta fischiare e saranno tanti che vogliono mangiare pane, ma quelli che producono pane, quelli che lo distribuiscono, quelli che lo regolano, abbiamo bisogno di loro. Io credo che una delle sfide che lei ha accennato della scuola oggi non è educare le masse, come una brutta espressione, ma educare le persone. Educare le persone, perché la persona è il nostro futuro. Sì, chiaro che poi rispetto a questo dobbiamo anche ripensare non soltanto alla formazione e all'educazione dei bambini, ma dobbiamo ripensare anche alla formazione degli insegnanti, perché per fare questo dobbiamo cambiare il modello formativo che i docenti ricevono, no? O i giovani docenti chiaramente ricevono, che è ancora invece impostato su una scuola che non esiste più, cioè che è una scuola di apprendimento nozionistico, no? E quello che diceva lei, di imparare ad esempio al cover learning, la gestione del problem solving, la capacità dell'educazione affettiva, relazione, ma questa è una cosa che si impara, no? E la formazione degli docenti non prevede questi aspetti psicologici, educativi, di cooperazione, no? Certo, sì, credo che anche, ecco, nella chat, sempre per riagganciarmi, perché altrimenti diventa, invece vedo che c'è molto sostegno su questo tipo di intervento cooperativo, anche perché l'insegnante in quella situazione cooperativa, almeno quando io mi sperimento, lo faccio spesso, soprattutto quando abbiamo delle classi, io le chiamo arcobaleno, non mi piace chiamarle difficili, quelle dove c'è di tutto, no? Sono le classi più belle, quelle dove ti sperimenti di più, quelle dove ti trovi veramente, forse un po' in difficoltà, però ti devi rimboccare le maniche. E attraverso questo strumento della cooperazione, l'insegnante quasi quasi osserva più
insegnare, cioè si mette più in una posizione di osservazione, perché poi quando dai gli strumenti ai bambini per poter lavorare insieme e loro pian piano imparano, perché poi c'è tutta una metodologia, no? L'insegnante osserva e impara insieme a loro, cammina insieme a loro e li osserva tutti insieme e si vedono delle cose che normalmente da un'azione frontale sfuggono, sono invisibili, quindi si rientra anche in quelle dinamiche relazionali e dove si riesce a capire per rispondere, ecco magari questa la giro a voi, a un insegnante che chiede una bambina dell'infanzia, mi dice sempre nessuno vuole stare con me, e forse questi potrebbero essere dei momenti opportuni per poter osservare le situazioni? Sicuramente in tutto questo discorso non dobbiamo dimenticare che l'insegnante come genitore deve essere autorevole, non lassista, non quello che diciamo è troppo democratico o quello che è troppo che impone le cose. Essere autorevole vuol dire, quello che accennava lei, che sicuramente individualizza il gruppo classe vedendo singoli bisogni nelle persone, ma cercando anche di creare alcuni sottogruppi, alcune proposte di coinvolgimento, specialmente quelli che potrebbero avere per diversi motivi difficoltà di essere coinvolti. Io promuovo tantissimo, per esempio, educare all'assertività, specialmente ragazzi che hanno le tendenze di essere timidi per diversi motivi, sia quelli ereditari sia quelli educativi, cioè imparare, fare diversi giochi, cambiare la didattica, cambiare anche alcuni argomenti nella scuola. Io mi rendo conto che esiste un programma obbligatorio, ma esiste anche una possibilità di contribuire in questo programma, di trasformarlo in una modalità forse più interessante. Per quello anche i bambini che sembrano di essere un pochino trascurati dal gruppo o hanno una personalità un pochino, come abbiamo detto, tra virgolette, più difficile socialmente guardando, devono essere coinvolti, perché avvicinandosi a questi bambini, un pochino dando più attenzione, bambini apprezzano, bambini capiscono e incominciano a partecipare. Sì. Io credo di aver esaurito tutte le diciamo richieste mettendo un po' insieme tutto quanto, però ci tengo a precisare una cosa, che adesso stanno arrivando nella scuola, soprattutto in questo periodo emergenziale, tanti insegnanti giovani e anche ragazzi. Il mio collega è un ragazzo di 25 anni e ha portato un'ondata di è frizzante, come posso dire, conosce tante cose, riesce a parlare con i bambini e quindi sì, è vero, la presenza maschile nella scuola, soprattutto dei piccoli, la ritengo anch'io veramente importante. Quindi, si potrebbe prendere dall'esperienza della Norvegia, dove il Ministero dell'Educazione ha sostanziato grandi soldi per la scuola che assume più di 20% del personale maschile. Ricevono tanti soldi sia per gli insegnanti che sia per la scuola. È uno dei metodi che funziona molto bene. Funziona bene. All'università e siamo invece quasi tutti uomini, chissà perché, ecco, no? All'inizio sono tutte donne e alla fine sono tutti uomini. È strano questa. Stranissimo, sì. Però la presenza maschile nella scuola fa bene anche nelle relazioni tra le colleghe, perché è un mondo fatto solo di donne, e lo dico da donna, insomma. È davvero complicato, perché noi siamo complicate, lo sappiamo. Ma anche la capacità, ad esempio, di gestire i problemi, no? Cioè, sì. La componente maschile, ma non perché, cioè, è quel mix, no. Che diciamo prima dei codici educativi, no? Riesce a essere anche più pratica, no? Rispetto, più concreta nel risolvere il problema. Ad esempio, invece, le maestre, la parte femminile è più capace anche nel dialogo, nella gestione del conflitto. Allora, avere le diverse componenti aiuta a meglio, no? Educare e creare quell'alleanza di cui parlavamo prima. E quindi il mondo è bello perché è vario, ci deve essere tutto. E la diversità è la vera forza, insomma, la valorizzazione della diversità è veramente la forza della scuola, dell'educazione in tutto. E non so, Simone, vuoi
Sì, siamo arrivati alla conclusione di questo webinar. Adesso la chat sta ripartendo, stanno continuando ad arrivare nuovamente numerosissime commenti, domande, però non possiamo continuare, se no chiuderemo verso domani mattina. Beh, mi faceva piacere di portare al professor Ricci e al professor Formella i saluti di alcuni loro studenti che vi ricordano con piacere, che ci hanno scritto in chat, grandissimi i nostri prof. Quindi un saluto da parte loro. Non faccio i nomi per la privacy, però ecco, Grazie. penso che faccia piacere. Grazie, fa molto piacere. E Quindi. grande ola per la presenza maschile alla fine, eh? Pensavo invece è stato apprezzato questo, diciamo, questo commento. Volevo dire una cosa rispetto alla domanda di prima. Noi abbiamo accennato qualcosa che chiaramente nel libro è molto più dettagliato e specificato, no? Rispetto alla domanda che veniva fatta prima. Abbiamo dato degli accenni, ma nel libro, oltre ad essere più puntuali gli accenni che abbiamo dato adesso, ci sono anche altre indicazioni. Infatti No, allora. mi ha anticipato e avrei continuato dicendo appunto che non possiamo, dobbiamo chiudere il webinar, però visto che comunque l'argomento ha stimolato tutti i partecipanti, possono approfondirlo ovviamente andando in libreria e prendendo il testo che è pubblicato da Edizione Anicia da parte del professor Formella e del professor Ricci. Quindi sicuramente ecco, c'è questa possibilità e che, siccome ce l'hanno anche scritto in chat, il testo è disponibile presso tutte le librerie e presso anche, volendo, anche il nostro sito, il nostro e-commerce. Io a questo punto ringrazio di cuore il professor Ricci e il professor Formella per essere intervenuti in questo webinar. Ci ha fatto molto piacere avervi con noi oggi. Ringrazio anche tutti i partecipanti, numerosissimi fino alla fine, come nei precedenti webinar. Credo che insomma l'idea è quella di approfondire nuovamente queste tematiche in altri webinar, in altre idee di formazione sempre legate a questa collana, quindi Educational Milestone. Ringrazio anche la professoressa Tassi e il professor Raffaelli per aver coordinato l'intervento di oggi. Quindi un saluto nuovamente ai due relatori e grazie veramente di cuore di aver partecipato a questo webinar. Grazie Grazie a professor voi. Formella, grazie professor Buona Ricci. serata, grazie. Sì, buona serata. Buona serata, buonasera a voi.